Come funziona lo schema? Lo abbiamo già visto ieri. Abbiamo un filtro basso a basso all'interno del loop, la cui risposta in frequenza è GDF. E poi un VCO retroazionato che viene confrontato col segnale in ingresso per generare un segnale di errore che guida il VCO. Insomma, è ovvio che un PLL lo posso utilizzare per demodulare i segnali FM, perché nel segnale FM il messaggio è immagazzinato nella fase. Qui se io ho un oggetto che è in grado di stimarmi la fase e di inseguirmela, quell'oggetto è un demodulatore FM, perché mi stima e insegue la fase. Ma la fase è proprio il messaggio, quindi mi sta stimando il messaggio. Quindi il sistema di recupero di fasi che abbiamo visto la volta scorsa è proprio un oggetto che serve a demodulare un segnale FM. Al solito vediamo perché funziona. Per far questo scriviamo l'espressione dei segnali rappresentati sul grafico qui sopra. RT è AC coseno 2π FCT più 2π KF integrale fra meno infinito e T di M tau in the tau, perché è un segnale modulato in FM. Permettetemi di chiamare questo oggetto qui fini T, la fase che io voglio stimarmi. E se mi fate fare una trasformata di Fourier, poiché la trasformata di Fourier dell'integrale è 1 su 2π IF, la trasformata di Fourier dell'argomento. Ma siccome c'è già 2π davanti, rimane soltanto IF al denominatore. Quindi è KF diviso IF, trasformata di Fourier dell'argomento dell'integrale, M con F. Me la metto da parte, mi serve dopo. VDP è l'uscita del VCO, quindi è un'ampiezza V, coseno, seno, quello che vi pare. Abbiamo sempre rappresentato un seno, lasciamo il seno. Stessa espressione, perché il VCO da fuori dal luogo segnale modulato in FM, quindi la stessa espressione. 2π, altre costanti, kv, integrale fra meno infinito e t, dell'ingresso, l'ingresso però mi viene comodo, potrei chiamare questo v e questo v doppio, va bene? V di tau, de tau. E per lo stesso motivo fatemi chiamare questa grandezza qui la fase che io mi sto stimando, quindi fica puccio di T, che per la stessa ragione se ne faccio la trasformata di Fourier ottengo KV diviso IF V di F. Ok? KV doppio mettiamo, professore? Lasciamo tutto con le V doppio? No, questo B me lo voglio mantenere col... Ah, vabbè, come vi pare, insomma. Tanto ha poco interesse. L'ho chiamata B perché l'ingresso è BDT e BDT controlla la forma d'onda sinusoide, ok?
Metteteci i pedici che volete. Bene, il segnale di T a questo punto è un prodotto. E quindi è un prodotto fra un coseno e un seno. Quindi è seno della somma e seno della differenza. Abbiamo che E di T è il prodotto fra R e W, fra seno e coseno. Seno per coseno è un mezzo seno della somma e un mezzo seno della differenza. Quindi questo si può scrivere come AC AV mezzi seno della somma, seno di 4 pi greco FC T più fi cappuccio di T più fi di T, più la stessa cosa per seno della differenza, che diventa fi cappuccio di T meno fi di T. Ok? A questo punto V di T, che è semplicemente la convoluzione del segnale ingresso a filtro passa basso di T per il filtro passa basso G, scusate, per la risposta impulsiva il filtro passa basso G, eliminerà la componente a frequenza 2FC perché è un filtro passa basso e lascerà passare soltanto la componente a frequenza 0, seno di differenza delle fasi. Quindi l'uscita sarà AC AV mezzi seno della differenza delle fasi convoluto GDT, risposta impulsiva del filtro, che una volta che il PLL ha agganciato la fase, quindi l'aggancio avvenuto, si semplificherà come segue. E come segue sfrutta il fatto che all'aggancio avvenuto questi due oggetti sono molto vicini fra di loro, si sta per stabilizzare il VCO e quindi ha agganciato la fase, quindi la fase stimata è quasi uguale alla fase vera. In quel caso questo errore fi cappuccio meno fi che guida il VCO diventa piccolo e il seno di un oggetto piccolo il modulo è circa uguale all'oggetto stesso. Quindi questo è circa uguale a AC a V mezzi fi cappuccio di T meno fi di T convoluto G di T. Come vedete, V di T dipende da Φ e Φ cappuccio con voluto G, ma Φ e Φ cappuccio contengono V di T stesso, perché Φ cappuccio è l'integrale di V. Per questo è meglio passare a doppia frequenza. Infatti, trasformando entrambi i membri, avremo che V di F, che è poi l'uscita di tutto il circuito, quindi è quello che mi interessa, è uguale a cosa? Trasformate le Fourier di questo oggetto qui, la convoluzione diventa un prodotto ordinario e abbiamo AC a V mezzi fi cappuccio che si chiama KV su IF V di F. Per GDF meno stessa cosa Φ per G. Φ di T, la cui trasformata di Fourier è KF su IF M di F
che moltiplica G di F. Ok? V di F ce l'ho qui, V di F ce l'ho qui, lo porto di qua, metto in evidenza, diviso a destra a sinistra e scopro quanto fa V di F. Vediamo se davvero proporziona il messaggio M di F. Nel qual caso l'uscita V di F sarà proprio il messaggio stesso, che è quello che vogliamo stimare e demodulare. Ma l'operazione è piuttosto semplice, perché quando porto questo oggetto dall'altra parte ottengo che V di F è uguale a questo, lo porto di là, rimane questo al numeratore, meno AC a V mezzi KF diviso IF M di F G di F. Diviso, ho portato questo oggetto all'altro membro, quindi mettendo in evidenza V di F ho 1 più questa, meno questa quantità qui, AC a V mezzi KV diviso IF G di F. Divido il numeratore e il denominatore per questa quantità qui, ok? Divido per questa quantità qui, sopra e sotto, e cosa otteniamo? Meno questo, diviso meno questo, fa 1. Meno questo, diviso meno questo, il meno semplifica e rimane KF diviso KV. Ma io voglio farci uscire 1, e allora scusate, non divido per questa quantità, ma divido sopra e sotto per questa quantità, perché poi voglio farci uscire 1, e allora se divido il numeratore per questa quantità rimarrà KF su KV, che è l'unica cosa che differenzia. Ok? Ho diviso il numeratore per questa quantità qui. Meno questo, diviso meno questo, fa KF su KV e MDF, messo di là. Denominatore. Meno questo diviso se stesso fa 1, più 1 diviso meno questo fa meno 1 diviso questo oggetto qui. Quanto fa 1 diviso quell'oggetto lì? Bene, 2IF va al numeratore e al denominatore rimane AC AV KV GDF, è corretto? Poi ve lo potete anche rivedere voi a casa. Come vedete l'uscita non è proporzionale al messaggio, tuttavia se io scelgo il filtro passa basso lì sopra in maniera opportuna, e io c'ho ancora un controllo su GDF, la risposta in frequenza del filtro, in modo tale che questa quantità è molto minore di 1, se questa quantità fosse molto minore di 1 al denominatore avremmo 1, e quindi avremmo che l'uscita è proporzionale al messaggio. Cioè se questo oggetto è molto minore di 1,
questa quantità fa 1 e questo qui è proporzionale a Kf, anzi è uguale a Kf su Kv m di f. Questo succede se questo è molto minore di 1, cioè se il sud del numeratore è molto maggiore del numeratore, cioè se g di f è molto maggiore di 2f diviso a c a v kv. Chiaramente che significa molto maggiore, visto che abbiamo a che fare con numeri complessi. Il modulo di quell'oggetto è molto maggiore di questa quantità. Se succede questo, questa quantità è trascurabile e rimane soltanto il messaggio. È una condizione facilmente verificabile, e soprattutto dove deve essere verificata, perché com'è possibile che G sia maggiore di F? Questo è il guadagno del filtro, il modulo 4, Se è maggiore di F è modulo, e quando F è infinito voglio un filtro che ha energia, che ha guadagno infinito. Non ha senso. A me interessa che questa qui sia verificata soltanto nella banda di interesse del messaggio. Cioè, per ogni F in meno W, che poi non si verifica altrove, non mi interessa. Essenzialmente stiamo dicendo questo, che il modulo del guadagno del filtro, che magari può avere un aspetto del genere, va bene? Che è un filtro basso a basso, nella banda passante del filtro, cioè nella banda in cui il messaggio MDF ha spettro apprezzabilmente diverso da zero, quindi qua dentro, deve essere molto più grande della retta 2F diviso a C a V KV, che è questa retta. Ma basta che sia verificata qua fra 0 e W, il modulo fra meno W e W. Ricordandovi che a C a V sono le ampiezze del segnale ricevuto, che deve essere grande perché voglio stare in elevato rapporto segnale rumore, dell'uscita del VCO, KV è la costante, e basta che me lo faccio il guadagno del filtro che sia maggiore di quel, cioè già queste costanti del denominatore abbassano l'F, poi regolo il guadagno del filtro che sia abbastanza grande e lo realizzo. In quel caso quindi l'uscita, il VDT, quindi questo è il VDT qui, che è circa uguale a Kf su Kv m, e quindi quello è un demodulatore. Ok? Se non ci sono domande, tutto chiaro? Cerchiamo di valutare l'SNR garantito da questo formato di modulazione. Anche in questo caso il calcolo è piuttosto difficile, quindi presentiamo un'approssimazione e soltanto il risultato finale. L'approssimazione ci dice che se siamo in regimi di elevato rapporto segnale-rumore, cioè se la potenza ricevuta è molto maggiore della potenza raccolta nella banda occupata sul canale, e la banda occupata sul canale di con C n0, di con C la banda occupata sul canale,
gli concio a destra e B concio a sinistra. Per N0 mezzi, densità spettrale potenza rumore, ho una potenza N0 B con C, non N0 W. W è la banda del messaggio. B con C la banda occupata sul canale, che è maggiore di W, perché l'ho allargata. N0 W, N0 B con C è l'SNR all'ingresso, diciamo così, del modulatore, anche se non posso neanche parlare di SNR all'ingresso del modulatore. No, sì, lo posso definire. Perché all'ingresso del modulatore avrò AC coseno, che ha potenza AC 4 mezzi, che è la potenza ricevuta, e più rumore termico, che in quella banda, che è B con C, ha questa potenza. Questa potenza, esattamente. In questa regione, allora l'SNR può essere approssimato in questa maniera, all'uscita del modulatore. Beta con P, PMN, SNR in banda base, O3, beta con F4, qui c'è beta con P4, potenza del messaggio normalizzato, SNR in banda base. Se la modulazione è PM, se invece non è FM. Quindi la scrivo qui a fianco, beta con P, 4, P con MN, SNR in banda base, 3 beta con F4, potenza del messaggio normalizzato, SNR in banda base, se PM, se FM. Stabilito questo, che è un risultato, non perdiamo tempo a ricavarlo, ci vuole un po' di tempo, ma come detto non possiamo dedicare troppo spazio alle modulazioni analogiche e anche troppo quello che abbiamo fatto fino adesso. Chiudiamo soltanto dando qualche commento a questo risultato. Allora, primo commento. Abbiamo visto che nella modulazione ampiezza, se si voleva aumentare il rapporto segnale-rumore in ricezione, c'era un unico modo: aumentare la potenza trasmessa. Nelle modulazioni angolari, invece, per aumentare il rapporto segnale-rumore in ricezione, ci sono due metodi, due strade che si possono seguire. Uno, aumentare la potenza trasmessa. Perché se aumento la potenza trasmessa, aumento anche la potenza ricevuta e dunque aumenta l'SNR in banda base e quindi l'SNR cresce, perché faccio crescere questo. Non è l'unico metodo però. Vi ricordo che SNR in banda base è potenza ricevuta diviso N0 W. E nel nostro caso la potenza ricevuta si chiama AC 4 mezzi. Va bene? Nelle modulazioni M, l'SNR all'uscita del demodulatore è uguale a una costante per SNR in banda base. La costante facevo 1 per tutte le modulazioni M, tranne per la M convenzionale, che c'era eta come costante, minore di un mezzo. Quindi l'unico modo per aumentare l'SNR in uscita del demodulatore era aumentare l'SNR in banda base, che potevate fare soltanto aumentando la potenza trasmessa. Così aumentava la potenza ricevuta e così aumentava l'SNR in banda base. Qui invece c'è anche un altro modo per poter aumentare l'SNR in ricezione senza aumentare la potenza trasmessa, aumentando l'indice di modulazione. Che è un primo importante risultato. Secondo commento. Seconda osservazione. Chiaramente non è che si può avere solo vantaggi. Se c'è un vantaggio
e in questo caso è quello di poter avere prestazioni migliori senza aumentare la potenza trasmessa, vuol dire che qualche altra parte c'è uno svantaggio. Lo svantaggio è chiaramente che se aumento l'indice di modulazione, la banda occupata sul canale cresce. E allora le modulazioni angolari stanno barattando banda per potenza, cioè se voglio migliorare le prestazioni magari posso trasmettere meno potenza o parità di potenza, dovrò occupare più banda. Quindi sono in grado di migliorare le prestazioni a parità di banda di potenza trasmessa perché stanno occupando più banda sul canale. E infatti uno dei motivi che vi ho elencato all'inizio del corso per quando abbiamo cominciato a introdurre le modulazioni era che una delle ragioni per modulare era quella di aumentare la banda del segnale trasmesso per rendersi più robusti alle interferenze introdotte al canale, rumore. In questo caso sto facendo questo, sto aumentando la banda del segnale trasmesso e miglioro l'SNR. Terza osservazione, molto importante, è che questo giochetto però non vale sempre, perché non posso aumentare in maniera indefinita l'indice di modulazione. Perché questo SNR ha questa espressione se vale questa condizione. Ok? Quindi questo è importantissimo. Non posso aumentare in maniera indefinita l'indice di modulazione per migliorare le prestazioni di ricezione in termini di SNR, perché parallelamente sto aumentando la banda occupata sul canale e potrebbe essere che le condizioni nelle quali ho ricavato questo SNR, che sono queste, potenza ricevuta maggiore di 0 C, non sono più valide. Quello che succede è che beta, che l'indice di modulazione ed è sotto il controllo del progettista, deve soddisfare due requisiti, tutti e due, quindi ci metto la graffa di sistema, entrambe le condizioni devono valere contemporaneamente. La prima condizione è che se io beta la faccio aumentare perché voglio sempre un rapporto di segnale rumore in uscita dal demodulatore sempre più grande, a un certo punto mi dovrò fermare perché se aumenta troppo la banda sul canale, occupata sul canale, e io ce l'ho assegnata. Quindi beta deve essere tale che la banda occupata sul canale, che è 2 beta più 1 W, sia minore o uguale della banda massima che mi è stata assegnata. E la seconda condizione l'abbiamo appena detto ora. Se aumento troppo l'indice di modulazione, non ricado più nella condizione che la potenza ricevuta sia molto maggiore della potenza di rumore nella banda B con C, perché aumentando beta aumenta la banda del segnale e quindi aumenta la potenza di rumore in quella banda, e da un certo punto in poi non rimane più molto minore della potenza ricevuta. E allora questa condizione è più verificata e allora questo SNR non ha più questa espressione. Non era autorizzato a scrivere che l'SNR è uguale a questa espressione. A questa espressione solo in questa condizione. Ma che vuol dire che la potenza ricevuta debba essere molto maggiore di N0 banda occupata sul canale? Fatemela riscrivere qui e poi la metto a sistema qui sotto. Potenza ricevuta molto maggiore di N0 B con C significa potenza ricevuta diviso N0 B con C molto maggiore di 1. Ma la banda occupata sul canale è circa uguale con la regola di Carson a 2 beta più 1 W. Thank you.
Quindi, ribaltando, stiamo dicendo che la potenza ricevuta di SNR0W, ma questo si chiama SNR in banda base, debba essere molto maggiore di 2 beta più 1. Ma che vuol dire molto maggiore? Diciamo che un ordine di grandezza per noi va bene. Quindi vuol dire molto maggiore per noi va bene 10 volte quel numero. Qui significa che beta deve anche soddisfare un altro vincolo, che deve essere tale che 2 beta beta più 1, e fatemi chiamare questa grandezza SNR di soglia, e per ricordarmi di soglia ci metto TH threshold a fianco, deve essere minore o uguale ad SNR in banda base. Questa relazione qui, questa qui l'ho appena tradotta in questa maniera: SNR in banda base maggiore o uguale di 20 volte beta più 1. Quindi se l'SNR in banda base è maggiore di questo valore di soglia, che ho chiamato adesso SNR in banda base di soglia, allora è lecita quell'espressione SNR. E me la scrivo qui. Quindi bisogna ricordarsi queste due cose fondamentali: l'indice di modulazione beta io lo prendo bello grande perché mi garantisce un elevato rapporto segnale rumore in uscita, ma non posso prenderlo troppo grande altrimenti eccedo la banda che mi è stata assegnata, e non posso prenderlo troppo grande altrimenti vado sotto con l'SNR di soglia, cioè l'SNR di soglia che mi serve per mantenere quel beta è troppo grande e va sopra l'SNR che io ho. E quindi non è più questo l'SNR ottenuto, perché a tutti gli effetti se fate un... il problema è che sotto questa soglia qui, se non viene verificata questa, non riesco più a stabilire un regime di elevato rapporto segnale rumore e come nell'envelope detector approssimare il segnale in uscita come un contributo di segnale più un contributo di rumore. Nella regione di basso rapporto segnale e rumore sono tra virgolette mischiati assieme, non posso neanche definire un segnale e rumore. Quello che succede è che se andate a diagrammare le prestazioni, per elevati rapporti di segnale e rumore le cose vanno molto bene, al di sotto della SNR di soglia, l'SNR comincia ad andare bruscamente giù, e da un certo punto in poi non può essere neanche più definito un SNR. Va bene, forse riusciamo a fare anche qualche altra cosa. 28. Ah, un'altra osservazione, scusate. Domande? Si può far vedere che la PSD è il rumore in uscita nel caso di demodulazione FM in uscita dove? Al demodulatore ha un andamento di tipo parabolico, ok? Qualcosa del genere, meno W il che significa qualitativamente parlando che le alte frequenze del messaggio vengono, fra virgolette, sporcate di più o corrotte di più dal rumore rispetto alle basse frequenze. Quindi avremo che alcune frequenze, quelle basse, sono meno rumorose di altre frequenze, quelle alte. Che si fa in questo caso? Si fa questa operazione, si introducono in trasmissione e ricezione due filtri.
In ricezione si utilizza un filtro di enfasi, si chiama. Che fa questo filtro? Beh, se io mi sono accorto che alla fine della catena di processing le alte frequenze sono più corrotte dal rumore, allora io in partenza mi distorco il segnale in modo da aumentare la potenza del segnale alle alte frequenze, che sono quelle che andano incontro a maggior effetto di rumore. Questo è ricezione. In trasmissione. Sapendo che all'uscita del decodatore il rumore è più forte alle alte frequenze, io mi anticipo le cose, distorco il segnale in trasmissione con un filtro di enfasi che va a enfatizzare le alte frequenze e quindi amplifica le alte frequenze rispetto alle basse frequenze, perché le alte frequenze sono quelle che andranno più soggette a rumore all'uscita. Se non faccio nient'altro, però è un problema, perché poi dopo il segnale in uscita che vado a ascoltare, se era musica o voce, leggere se era un testo, quello che sia, perché un testo no, immagine, insomma, il segnale a destinazione risulta però distorto dal filtro di enfasi in trasmissione, e allora in ricezione si mette un altro filtro che fa una distorsione apposta, insomma, che equalizza, e che per questa ragione si chiama d'enfasi, perché quello in trasmissione si chiama enfasi. Quindi spesso, ricapitolando, le modulazioni FM prevedono anche un filtro di enfasi in trasmissione e un filtro di de-enfasi in ricezione. Il filtro di enfasi amplifica le alte frequenze, che sono quelle che andranno incontro a un maggior contributo di rumore. E il filtro in de-enfasi, in ricezione, semplicemente equalizza il messaggio perché stava a tutti gli effetti distorto. Giusto per dare un esempio di come vanno le cose e l'incremento o l'andamento, il miglioramento delle prestazioni in termini di SNR in funzione SNR in banda base, quando confronto differenti schemi di modulazione, supponiamo di avere a che fare con un messaggio MDT, tale che la sua potenza nel messaggio normalizzato è un mezzo. Perché dico un mezzo? Perché la potenza del messaggio normalizzato compare qui, quindi ho bisogno di definirla. Supponete che avete un messaggio la cui versione normalizzata potenza un mezzo. Proviamo a diagrammare l'SNR in uscita al demodulatore in funzione SNR in banda base per vari formati di modulazione. DSB-SC, SNR in uscita uguale SNR in banda base, è una linea retta, allora. Anzi, inclinata anche a 45 gradi. Questa è la DSB, ma anche la SSB aveva lo stesso rapporto segnale rumore, era uguale esattamente a quello in banda base. Qui DSB e SSB non danno vantaggio in termini di rapporto segnale rumore in uscita del modulatore, ho esattamente le stesse prestazioni che avevo con la trasmissione in banda base. Ma è anche ovvio, scusate, se io trasmetto qui su questa porzione della banda a zero c'ho certe prestazioni, se mi traslo in frequenza cosa può cambiare? Visto che la PSD del rumore è piatta, ovvio. Con la modulazione invece di frequenza le cose cambiano, perché io non solo mi sto spostando attorno a FC, ma sto anche allargando la banda, quindi non è esattamente la stessa cosa. E se volessi segnare invece la modulazione M, la M aveva SNR uguale indice modulazione, scusate, efficienza di modulazione ETA per SNR in banda base, che vuol dire A quadro potenza del messaggio normalizzato diviso 1 più A quadro potenza del messaggio normalizzato. Bene, prendiamo un A uguale un mezzo,
avremo un mezzo al quadrato fa un quarto, per pi con m che fa un mezzo fa un ottavo, diviso 1 più un ottavo che fa un nono. Ok? Un nono vuol dire che l'SNR è 9 volte più piccolo dell'SNR in banda base. In decibel vuol dire che l'SNR in banda base, l'SNR in uscita è uguale a SNR in banda base in decibel meno 10 log 10 di 9. E 10 log 10 di 9 è quasi 10. Quindi vuol dire che in naturali la retta sarebbe una retta cui il coefficiente angolare è un nono. In decibel invece abbiamo SNR in uscita uguale SNR in banda base meno 10 log 10 di 9. Ok? E quindi è sempre una retta inclinata a 45 gradi, soltanto che traslata l'intercetta è non è 0 ma è quasi meno 10. Quindi se questi qui erano espressi in decibel, in genere gli SNR sempre in decibel si esprimono, questo grafico aveva questo andamento. E questa era la M con A uguale un mezzo, bene? Che è il caso che abbiamo fatto. Quindi dove intercetta l'asse delle ascisse? L'abbiamo detto, meno 10 ascisse. Le ordinate, la risposta è la stessa, questa è 45 gradi, quindi questo numero qua si chiama meno 10 log 10 di 9 e questo numero qua si chiama 10 log 10 di 9. Perfetto, grazie. Ok? Insomma, quasi 10. E come varia? Qual è l'SNR invece della modulazione FM? L'abbiamo scritto lì sopra. Anch'esso è una retta il cui coefficiente angolare è 3 beta 4 pi con m, ma se lo scrivo in decibel il suo coefficiente angolare sarà 3 mezzi, sarà 3 mezzi beta quadro F sarà SNR in banda base espresso in decibel più 10 log 10 di 3 beta F quadro pi con M, ma pi con M fa un mezzo, nel nostro caso 3 mezzi beta con F quadro, va bene? Questo è l'SNR in uscita al demodulatore FM con indice di modulazione BDF. E quindi se beta fa 2 abbiamo 10 log 10 di 3, il doppio, 3 decibel in più. Se beta fa 4 abbiamo 4 al quadrato fa 16, diviso 2 fa 8 per 3 24, 10 log 10 di 24. Quant'è? Facciamo pure che sia 20, che 10 log 10 di 20 quant'è? È il doppio, quindi del decibel più 10, 3 cdp. 10 log 10 di 20, 20 lo scrivo come 2 per 10, 10 log 10 di 2 è 3 db, più 10 log 10 di 10 è 10 db, 13 db in totale, ma era 24 quindi qualcosa in più, 14 db, insomma, sempre più grande. Questo è la FM con beta con 1 e questa è la FM con beta con 2 maggiore di beta con 1, perché maggiore è l'indice modulazione, più alto l'SNR garantito. Tuttavia non è che questa prestazione viene garantita in maniera indefinita, questa prestazione viene garantita fin tanto che
l'SNR in banda base rimane maggiore dell'SNR di soglia, ma l'SNR di soglia è 20 beta più 1, quindi questa fa così e poi a un certo punto se ne va giù e muore con un beta 1, e quindi questo punto qua sarà più o meno questo 20 beta 1 più 1. Se invece aumento l'indice di modulazione, prendo un beta con 2 più grande, avrò un SNR più grande, ma che crolla prima, perché l'SNR di soglia sarà 20 beta con 2 più 1, qui sarà più in alto ma crollerà prima. Ok, questo è più o meno l'andamento. Mancano 10 minuti. Penso si può fare veramente poco, se non darvi qualche curiosità a questo punto sul campo di applicazione, su una applicazione degna di interesse, degna di nota, della modulazione FM che conosce tutti quanti, che è la radio FM. La radio FM lavora a bande di frequenza che vanno a 87,5-108 MHz. E lo vedete quando girate il tuner della radio. Quei numeretti che vedete sul tuning della radio sono i MHz della portante. Le portanti sono spaziate 200 kHz l'una all'altra. L'indice di modulazione nominale è perché la massima deviazione di frequenza, quindi KF massimo del messaggio, è 75 kHz diviso una banda, e siccome sto ascoltando della musica la banda deludibile va da 20 a 20.000 Hz, ma 20.000 è un'esagerazione, diciamo che 15.000 Hz già è un'esagerazione, già è tanto. Quindi con una banda di 15 kHz dà luogo a un indice di modulazione che è di teorico di 5. Si utilizzano filtri di enfasi e deenfasi. E la banda occupata a questo punto è più o meno 2 beta più 1 W, ma beta fa 5 più 1 fa 6 per 2 fa 12, moltiplicato W che è 15 kHz fa 180 kHz. L'ho allargato e mi serve tutta quella banda perché la voce c'ha più una banda 4 kHz, ma io alla radio sento anche la musica e quindi devo avere una banda maggiore fino all'udibile, che è più o meno 15 kHz. Tutto questo funziona se dovete mandare un solo messaggio, musica mono. In genere la musica è stereo, quindi ho due messaggi, il canale destro e il canale sinistro. In quel caso la banda è maggiore del messaggio e quindi mi devo accontentare di indici di modulazione più bassi, perché già così arrivo a 180 kHz e le portanti, cioè i canali, sono spaziati 200 kHz, quindi mi manco soltanto 20 kHz di banda di guardia fra un canale e l'altro. Ricordatevi, se io voglio scegliermi il canale radio 1 ho bisogno di un filtro passabanda che mi isola quel canale. Ma deve essere, siccome non posso fare la banda verticale, una certa banda di transizione, io qui ho 20 kHz, 10 a destra e 10 a sinistra di banda di transizione, e già così sto al limite. Se la musica è stereo non posso lasciare l'indice di modulazione inalterato,
altrimenti la banda segnata trasmessa cede la banda emessa assegnata e vado dalle T-Sturbo ai canali adiacenti. Quindi vuol dire che in caso di musica stereo devo trasmettere con indice modulazione più basso, così la banda occupata sarà più piccola. Chiaramente l'SNR sarà più basso. Va bene, e direi che questo è tutto perché è 16.55 e non riusciamo a fare neanche un esercizio. Magari la volta prossima faremo qualche esercizio.